Oggi parliamo di due problemi con i quali spesso ci troviamo a fare i conti. Vi sarà sicuramente capitato nella vostra vita di essere magari a un supermercato, su un pullman, in mezzo a una moltitudine di persone e sentire un puzzo ascellare incredibile. Oppure essere a casa di qualcuno, magari chi vi ospita è un po' in déshabillé, un po' a piedi nudi e sentite un terribile puzzo di piedi. Sono cose fastidiosissime, sono cose da evitare, sono cose che si possono migliorare. Per il puzzo ascellare, ne avevamo già parlato forse in qualche video precedente, basta mettere il deodorante giusto oppure strofinarsi sotto le ascelle umide. Un po' di bicarbonato, cioè umide non di sudore, le lavate, le tenete un pochino umide e vi sciogliete sotto le ascelle un po' di bicarbonato. Il bicarbonato, oltre ad essere un deodorante molto economico, usato in giusta misura, non vi irriterà le ascelle, perché se esagerate vi irrita le ascelle e manterrà lontano tutto il giorno l'odore di sudore. Arriviamo ora ai piedi. Per i piedi c'è un altro grande rimedio, la polvere di timo. Basta andare in farmacia ed acquistare la polvere di timo deodorante. Basterà spargerne un pochino all'interno della vostra scarpa o all'interno del vostro calzino e il piede non vi puzzerà. Come vedete, con dei brevi e semplici accorgimenti abbiamo ovviato a un problema che purtroppo oggi è ancora tra i problemi maggiormente fastidiosi. Ecco, per la puzza dei piedi si risolve in questo modo, per l'odore sudicio e sudorifero ascellare, se la cosa non si risolve, conviene consultare un dermatologo che sicuramente provvederà ad analizzare il pH della vostra pelle e conseguentemente provvederà a consigliarvi un deodorante giusto o comunque un lavaggio, un trattamento epidermico corretto. Altra cosa molto importante, non indossare capi sintetici di basso costo. Perché? Perché i capi sintetici di basso costo sono fatti con materiale assai scadente, sono capi d'abbigliamento di pessima qualità e quindi acidiranno ulteriormente la vostra sudorazione, perché i materiali sintetici che vengono usati spesso sono in forte contrasto con i normali valori del pH della pelle, quindi rischiano di inacidire la sudorazione e di peggiorare le cose. Per oggi è tutto, il canale Evolutore vi ringrazia per la cortese attenzione e vi rimanda ad un prossimo appuntamento.